Buongiorno ragazzi, oggi controlliamo quella famiglia che abbiamo visto circa 5-6 giorni fa nel video precedente. Ha piovuto, il tempo si è diciamo abbastanza ristabilito, non c'è vento. Domenica, oggi è giovedì, domenica ho posizionato il melario e melario senza escludi regina. I primi giorni preferisco sempre non posizionare le escludi regina, perché voglio che le api salgano molto rapidamente, in modo tale che velocemente riescano a ristabilire un equilibrio, nel senso che nel nido abbiano velocemente la possibilità di portare nettare, visto che l'importazione è importante, il nettare raccolto a melario, e che non mi intasino il nido. Voglio evitare di creare i presupposti perché la febbre sciamatoria diventi una qualcosa di incontrollabile. Vado a verificare, non c'è molto, però già da domenica, lunedì c'è stato vento, quindi hanno già iniziato ad importare un po' di miele, probabilmente lavanda ed erica arborea. Come potete vedere, hanno cominciato velocemente a portare melario, il miele che stanno raccogliendo. Diciamo che, tanto per farvi vedere, anche su questo, vedete, non ci sono molte api, ma nettare, c'è del nettare. Questo tra l'altro è un telaino che stanno costruendo e hanno in parte costruito, sì, anche velocemente. Io tendo a sostituire parecchi telaini anche nel melario. I telaini vecchi li uso per i telaini trappola, diciamo i telaini da melaio dell'anno 2018-2019, ormai li ho già quasi eliminati tutti e li ho utilizzati come telaini trappola. Chiudo, il melaio comincia a essere presidiato, come avete visto non c'è la regina, nonostante il fatto che non ci sia l'escudo di regina, perché stanotte, tanto per darvi un'indicazione, stanotte ci sono stati circa 5 gradi, e quindi questo fa sì, non abbiamo la certezza, ma fa sì che difficilmente la regina salga a melaio. Discorso diverso quando la temperatura andrà a aumentare, non solo, nell'arco di 3-4, massimo 5 giorni nella prossima visita andrò a posizionare il melario, perché ormai sarà ben presidiato e conterrà, spero, una buona quantità di miele. Spostiamo il melario, anche dal peso si sente, magari un chilo, un chilo e mezzo hanno messo. Ok, andiamo a controllare la famiglia. Doppio diaframma come al solito, 7 telaini più telaino trappola. In questo caso cosa faccio? Visto che ormai la famiglia è completamente occupata, gli spazi sono occupati o da telaini o da diaframmi, cosa faccio? Tolgo il primo diaframma e poi lo andrò a posizionare vicino all'ultimo diaframma, quindi due diaframmi, uno vicino all'altro, in modo tale da non dover continuamente spostare i telaini e recuperare tempo. Vado a controllare, in questo caso subito a portata di mano, il telaino trappola, che come potete vedere ben costruito, ben deposto. Questo è il telaino trappola che avevamo visto la volta scorsa e che avevo suddiviso in due porzioni. In questo caso ci si rende bene conto di quanto sia efficace. Allora, e adesso lo vado anche a togliere. Tutta la porzione che avevo lasciato è stata deposta ed opercolata, quindi massima attrattività nel confronto della varroa. L'altra porzione che avevo, come abbiamo visto nel precedente video, tagliato, è stato costruito
e adesso così vi faccio vedere, è anche deposto. Quindi nell'arco di veramente pochi giorni io ho la possibilità di avere le due fasi due alternative, diciamo, al telenino trappola per continuare ad essere attrattivo. La porzione che hanno costruito deposto verrà lasciata, taglierò questa porzione, oggi mi sono anche ricordato la spazzola, la porzione opercolata che andrò poi a sciogliere per ricavare della bellissima cera che poi utilizzerò per fare i fogli cerei, e così do la possibilità appunto di mantenere la reattività per un lungo periodo. Quanto non è dato sapersi, tutto dipenderà dall'importazione, dalla stagione. Controllo che velocemente che non ci sia la regina. Sì, a occhio non c'è, però io cosa faccio per essere sicuro? Mi metto, posiziono il telino trappola in un posizionolo che mi tengo sempre in apiario, pronto all'uso, sempre molto utile per evitare di appoggiare i telaini a terra, sporcarli, e per una questione anche igienica e di tutela anche nei confronti delle api stesse, in modo tale che lì sono sicure, non succede nulla. In questo caso cosa posso fare? Visto che ho tolto il pino telaino trappola, non mi ricordavo che era qua il telaino trappola, posso riposizionare il diaframma ed evitare di metterne due da una parte sola. Controllo il mio bel telaino, anche qui si nota che l'importazione è molto importante, perché gli spazi liberi all'interno della covata sono occupati o da polline o da nettare. Controllo, eccoli qua, cominciano i primi cupolini, proprio un abbozzo. Invece da questa parte non c'è assolutamente nulla, un bel telaino di covata opercolato. Posiziono, vado a controllare il secondo telaino. Qui probabilmente oggi dovrò anche scaricare la famiglia per mantenere un giusto equilibrio. Do a vedere, vediamo se hanno costruito cupolini. No, non c'è nulla. È diminuita la covata perché c'è grande importazione sia di polline che di nettare. Infatti ne hanno accumulato una bella quantità centralmente. Una bella quantità. Ah, ecco la bambina, eccola qua, la regina è qua, sta cercando spazio. Telaino ben deposto, non ci sono ben deposto, era ben deposto, adesso è occupato in buona parte dalle scorte. Comunque un bel telaino senza cupolini, bene, ottimo. Terzo telaino, sono praticamente tutti uguali, fotocopia, discreta covata, una buona quantità di covata anche se decisamente diminuita rispetto a settimana scorsa, ed è dovuto alla grande importazione. Le api, specialmente quando l'importazione è notevole, tendono prima a intasare il nido, e visto che io è da poco che ho posizionato il melaio, impiegheranno qualche giorno per ristabilire il giusto equilibrio, nel senso che riusciranno a liberare il nido, portare a melaio le scorte in modo tale che la regina possa poi rideporre regolarmente sotto a nido. Stesso discorso su questo telaino, altro cupolino, non c'è uovo, non c'è nulla, però mi stanno dicendo, eccone qua un altro, mi stanno dicendo ragazzi attenzione, e quindi io, anche se non c'è molta covata, probabilmente oggi vado, dopo la verifica, andrò a togliere un telaino di covata opercolata, non fresca, è sempre opercolata. Più o meno
tutti nella stessa situazione, parecchio miele sia centralmente che nei lati, covato per colata, un po' di fuchi, non ci sono cupolini, eccolo qua invece, eccolo qui, vediamo, vuoto, ok, bene. Le api non sono un numero sufficiente da obbligarmi a scuotere, quindi a svuotare il telaino per avere una buona visione della situazione. È ben presidiato, ma non ci sono grossi problemi nell'individuare la presenza di eventuali cupolini, quindi questa visita posso permettermi di non scuotere il telaino. Cosa faccio? Visto che ho già ritrovato la regina, quindi non corro il rischio di comprometterla, ferirla o ammazzarla, cosa faccio? Il foglio cero che avevamo inserito la volta scorsa, che è praticamente costruito, non deposto, costruito bene, non deposto, ma già hanno accumulato, nella parte alta hanno accumulato una discreta quantità di nettare. Cosa faccio? Lo vado a inserire centralmente in modo tale da obbligare la regina a deporre su questo telaino e, come vi dicevo, perché io voglio che i telaini nuovi non vengano diciamo occupati da scorte per il loro peso, perché se dovessero alzarsi le temperature, cosa succede? La cera è una cera fresca, rischia di collassare, il telaino collassa, si deforma. È successo su molti telaini da nido, su diversi telaini da nido l'anno scorso, quando la temperatura si era veramente alzata, abbiamo avuto una stagione particolarmente calda, e ho ancora all'interno delle famiglie qualche telaino che dovevo sostituire, quindi collassa, le api ovviamente lo sistemano, ma lo sistemano costruendo parecchie celle da fuoco, che io non voglio per la questione del controllo della varroa. Quindi andiamo a controllare, eccolo qua, questo è un bel telaino perché contiene buona parte di covato per colata, con anche un cupolino, buona parte di covato per colata sia da una parte che dall'altra. E questo è il telaino che io andrò a togliere e che inserirò in una famiglia debole o diciamo non forte tanto questa. In questo caso intervengo in questo modo. Siccome inserisco, voglio specificare una cosa, siccome questo telaino lo inserirò all'interno di una famiglia dello stesso apiario, è inutile che io lasci le api, che poi dopo tanto torneranno, buona parte delle api torneranno all'interno di questa famiglia. E cosa faccio? Visto che è tutto sommato in discreto equilibrio, faccio questa operazione, scuoto quasi tutte le api, come potete vedere si sono anche imbrattate del miele che è sceso, c'è qualche fuco, però tutto sommato covata e covata nascente, lo posiziono nel mio polistirolo vuoto e questo telaino andrò a inserirlo in una famiglia più debole. Ora ho l'ultimo telaino da verificare, eccoci qua. La situazione è sempre la stessa, quindi cupolino, covata è diminuita decisamente, sempre per lo stesso problema, per la stessa la situazione che si è creata, quindi una buona importazione. Posiziono il mio telaino, quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 telaini di covata. In questo caso sono circa al 70%, però abbiamo il famoso telaino trappola che abbiamo tolto precedentemente.
che vado a sistemare. La regina non c'è, l'abbiamo vista, posso agire in tutta tranquillità. Scuoto. Quando c'è importazione le api si imbrattano perché il nettare fuoriesce quando si scuota. Per fortuna ho la spazzola che mi sono ricordato. E vado a ritagliare la porzione di telaino opercolata che sicuramente conterrà qualche bella varroa che andrò a eliminare. Sono pignolo, non voglio schiacciare o tagliare in due qualche ape e quindi ci impiego un po' più del dovuto, ma non mi importa un fico secco. Preferisco evitare di tagliare le api. Quindi vado, né più né meno l'operazione come avete visto, ho fatto come la volta scorsa. Lascio la porzione costruita da poco e appena deposta e vado a tagliare. Vieni qua, spostati. Ok. E vado a tagliare il favo, la porzione di favo che contiene tutte celle da fuco opercolate. Eccoci qua, vedete? Qui c'è già covata praticamente recettiva. No, non c'è varroa. Dopo magari diamo un'occhiata in quelle celle. Inserisco di nuovo il mio telaino trappola e le api andranno a lavorare, e nello spazio che ho creato inserirò un bel foglio cereo. E le api tanto costruiranno velocemente. Si imbrattano quando si scuotono i telaini pieni di nettare appena importato, che avrà un'umidità al 24-25%, non di meno. Ok, e adesso possiamo procedere riposizionando il melario, che comincia a essere pesantino, senza scudi regina. Al momento la notte è ancora fredda e quindi non abbiamo bisogno di mettere di posizionare scudi regina. Questa famiglia andremo a ricontrollarla fra 5-6 giorni, non di più, perché ormai la stagione, la primavera, comincia insomma ad entrare in una fase in cui le famiglie iniziano il processo di sciamatura, quindi dovremo controllarle sistematicamente. Io mediamente le controllo 5, massimo 6 giorni, ogni 6 giorni. Ok, alla prossima, ciao!